साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा Lo scopo di un viaggio a Puttaparthi nell'India del Sud è uno solo: venire in contatto con il condottiero spirituale atteso dalla storia alla fine del secondo millennio. Vivere qualche giorno all'interno del suo ashram significa ricevere tutti i benefici del campo di energia che egli ha creato e mantiene da più di 62 anni. Un viaggio con lei a India può richiedere una lunga attesa per il continuo ritardo dei voli. Il servizio fornito dalla compagnia indiana al prezzo di circa 1.200.000 lire, andata e ritorno Roma-Bangalore, non sempre è adeguato. Tuttavia la compagnia garantisce una soddisfacente assistenza a terra. Questo non riduce la seccatura. Altre linee forniscono voli a tariffe inferiori, ma c'è l'inconveniente di fare una sosta in più. Per i più giovani può essere un diversivo. Gli aerei sono bus di elevata tecnologia. Il viaggio dura circa 12 ore, si parte la sera e si giunge a Bombay al mattino. La differenza di fuso orario è di circa 4 ore. All'aeroporto internazionale di Bombay un autobus dell'Hotel Centauro vi condurrà gratuitamente all'albergo. In alternativa all'autobus potrete utilizzare i taxi concordando la tariffa in precedenza e considerando che l'hotel dista soltanto 5 minuti dall'aeroporto. Shiva Shiva Shankara Ara Parameshwaran Sai Swaraya Namah Om Shiva Shiva Shankara Ara Parameshwaran Sai Swaraya Namah Om Shiva Shiva Shankara Ara Parameshwaran Sai Swaraya Namah Om Shiva Shiva Shankara Ara Parameshwaran Sai Swaraya Namah Om Hari Om Namah Shivaya Hari Om Namah Shivaya Shiva Shiva Shankara Ara Parameshwara Sai Swaraya Namah Om Shiva Shiva Shankara. L'Hotel Centauro fa parte della catena alberghiera dell'Air India.
Qui avrete la possibilità di riposare su comodi salotti, di usare toilette sempre ben tenute, di fare un bagno in piscina, il tutto gratuitamente. Una banca situata al piano di sopra vi cambierà la valuta, una rupia vale circa 100 lire. Alcuni ristoranti all'interno dell'albergo vi potranno fornire un ricco pasto per circa 15.000 lire. Volendo visitare la città, potrete depositare i bagagli in albergo per poche centinaia di lire. Chi volesse dormire tenga presente che una camera viene a costare 100.000 lire al giorno. Sai Baba mette a disposizione un edificio a Bombay per i pellegrini in transito. Qui potrete dormire, lavarvi gratuitamente o consumare un pasto presso la mensa locale. I centri Sai Baba italiani vi forniranno le informazioni necessarie per accedere all'edificio. Chi non vorrà riposare potrà fare un giro turistico per la città. Concordate il prezzo con i taxisti in partenza. Bombay non offre molto, ma il turista attento potrà sempre cogliere l'aspetto crudo della città e dei suoi abitanti. Due ore prima della partenza per Bangalore, l'autobus dell'albergo Centauro vi condurrà all'aeroporto nazionale. Il trasferimento a Bangalore dura circa un'ora. All'aeroporto di Bangalore i vostri problemi hanno termine. Vi aspetteranno i taxi di Babu che vi condurranno nella località nella quale si trova Sai Baba in quel momento. Babu è il factotum che sbrigherà per voi ogni impegno. Babu e i suoi fratelli sono assolutamente affidabili. Conviene farsi trasportare all'hotel Cowery Continental, oggi completamente restaurato. L'albergo è decente e vi offre una stanza ad un letto per 10.000 lire. Due ristoranti annessi all'albergo vi forniranno pasti per poche migliaia di lire. All'hotel Cowery potrete prendere contatto con Babu per raggiungere Sai Baba. Sai Baba potrà essere a Whitefield, 25 km da Bangalore, oppure a Puttaparthi, 160 km dalla città. Il trasferimento in taxi a Puttaparthi comporta una spesa di 50.000 lire. La spesa verrà suddivisa tra gli occupanti il taxi. Puttaparthi si raggiunge in circa 3 ore, lungo una strada asfaltata discretamente tenuta. A Whitefield potrete sistemarvi presso una famiglia di devoti indiani che vi fornirà vitto e alloggio per circa 15.000 lire al giorno. Le case sono ben tenute e pulite e riceverete l'attenzione squisita secondo le abitudini locali. Qui a Whitefield potrete avere il primo darshan di Sai Baba, l'incontro col maestro per il quale avete intrapreso il viaggio.
Sai Baba vi riceverà in una stanza dove potrete assistere alle materializzazioni, dialogare con lui e proporre le vostre domande alle quali egli risponderà sempre con estrema disponibilità. A Puttaparthi le cose sono un po' diverse. Puttaparthi è il quartier generale di Sai Baba. L'atmosfera che qui si avverte è magica. Il villaggio oggi si è organizzato per far fronte alla presenza di migliaia di pellegrini. Troverete così tutto quello che vi occorre, dalle bibite alla frutta, dai fazzoletti di carta alle torce elettriche. All'interno dell'ashram Sai Baba mette a disposizione 800 camere con bagno al prezzo di 450 lire al giorno. Quando tutte le camere sono occupate, l'ashram concede gratuitamente dei capannoni dove bisogna arrangiarsi alla bene meglio. Bajaranga Bajaranga
Un piccolo ospedale farà fronte alle vostre esigenze di salute. Due mense vi forniranno quotidianamente pasti diversi per 250 lire. Gli uffici restano a vostra disposizione, mentre due uffici postali, uno all'interno e l'altro all'esterno, manterranno i contatti con il mondo. Quando gli 800 appartamenti dell'ashram sono esauriti, allora è possibile alloggiare in alcuni modesti alberghetti situati all'esterno. Ogni camera a due letti con bagno viene a costare 15.000 lire al giorno. Alcuni piccoli ristoranti all'esterno potranno cucinare con voi spaghetti e verdure. Thank you.
Viene il momento di assistere al darshan di Sai Baba. I devoti si dispongono in file nello spazio antistante il cortile del tempio, le donne a destra, gli uomini a sinistra. Le file vengono sorteggiate per entrare. La disciplina è il cardine della vita all'interno dell'ashram. I devoti nelle prime file potranno essere ai piedi di Sai Baba, potranno allungare una supplica, fare una domanda, ricevere la benedizione del maestro. La vita si svolge esclusivamente all'interno dell'ashram e le brevi puntate all'esterno per acquistare ciò di cui avete bisogno dovranno essere sempre improntate alla massima serietà. Da Sai Baba non si va in vacanza, per le proprie vacanze esistono luoghi più affascinanti. Il viaggio a Puttaparthi è un viaggio dello spirito alla ricerca di risposte esistenziali. Thank you.
Al termine del Darshan avrete un po' di tempo per meditare sotto l'albero attorno al quale Sai Baba ha creato un campo di energia per la presenza di un talismano da lui materializzato e affondato alle radici dell'albero stesso. Le escursioni avranno come obiettivo gli istituti di educazione, qualche bazar, il fiume Citravati o l'albero dei desideri dal quale Sai Baba faceva scaturire frutti diversi per i suoi piccoli amici. Il villaggio di origine di Sai Baba, posto nelle vicinanze dell'ashram, offrirà suggestive immagini ormai perdute nel tempo.
Vai pure. Il canto dei bhajan alla sera chiude la giornata. Due volte al giorno Sai Baba esce per il darshan, due volte al giorno ci si incontra per cantare i bhajan. Tutti dovrebbero partecipare a questi canti devozionali per le forti vibrazioni prodotte. Qui a Puttaparthi comincia l'avventura più straordinaria per il ricercatore spirituale che viene in contatto con una realtà che trascende tutti gli schemi e le leggi che ci sono note. Qui il ricercatore avrà la possibilità di sperimentare la vera essenza di Sai Baba, l'inoppugnabilità dei suoi miracoli, la profondità del suo amore e la sua misericordia senza confini. Lo scienziato verrà disorientato, lo scettico crederà, il ricercatore finalmente comprenderà. Jaya Shiva Shankara Bom Bom.
Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Bom Bom Hare Hare Bom Bom Hare Hare Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare 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 Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare 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 Hare
Shankara Bom Bom Hare 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 Bom Bom Hare Hare Bom Bom Hare 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 Jaya Shiva Shankara Bom Bom Hare Hare Jaya Shiva Shankara Shankara Bom Bom Hare 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 Hare